Pensiamo. Benvenute e benvenuti con questo nuovo episodio di NTV con Antonella Trocino, Antonella Bundu, Joseph e tante altre persone straordinarie per questo evento sulla manifestazione del 3 ottobre. Prego, Antonella. Allora, buongiorno, buonasera, anzi, l'incontro di oggi è per raccontare i motivi che hanno reso urgente l'organizzazione della manifestazione nazionale del 3 ottobre. I temi sono la cittadinanza, il superamento dei decreti Salvini e il superamento degli accordi Italia-Libia. Ne parleremo con alcuni organizzatori di questo evento, a cui stanno aderendo decine e decine di organizzazioni antirazziste. Diem ha aderito a questa manifestazione a livello transnazionale, quindi probabilmente in contemporanea alla manifestazione di Roma ci sarà un evento a Dublino. E vorrei iniziare l'incontro con una testimonianza di Antar Marincola, scrittore e nipote di Giorgio Marincola, che è il primo eroe partigiano nero. Antare nipote di Giorgio, a cui è stata dedicata di recente una stazione della metropolitana di Roma, per cominciare a cambiare un po', la storia e il modo di identificare i nostri eroi, che non sono solo bianchi. Quindi, se posso iniziare, vorrei iniziare con le parole che Giorgio Marincola disse coraggiosamente alla radio in un momento in cui i nazisti l'avevano obbligato a fare un annuncio, lui prigioniero, alla radio per trarre in inganno i suoi compagni. E lui, che immagino abbia pagato duramente questo atto di coraggio, disse le seguenti parole: "Sento la patria come una cultura. È un sentimento di libertà, non come un colore qualsiasi sulla carta geografica. La patria non è identificabile con la dittatura, con una dittatura simile a quella fascista." Ecco, Antar, ti passo Sì. la parola per parlarci di questo eroe che fa parte, di una storia che è un po' da riscrivere. Grazie Antonella, grazie a tutti i presenti. Tirare fuori la storia di Giorgio è stata un'archeologia della memoria. Perché per lungo tempo nella resistenza italiana non si percepì tutto nella resistenza italiana. E noi ci siamo, io e mia madre, ci siamo molto imbattuti su questa cosa qua, sulla difficoltà proprio, perché c'erano due livelli. C'era una storia personale, una storia di un fratello che era nato in Somalia con mia madre. Un fratello che lei aveva perso molto giovane, lui è morto a 21 anni, quindi la parte molto intima di questa storia, che era rimasta, come dire, chiusa in un cassetto a Mogadiscio, perché mia madre nel 60 andò a vivere in Somalia e rimase lì fino al 91, dovette tornare in Italia a causa della guerra civile che scoppiò in Somalia. Quindi questo privato che era chiuso in Somalia, stava con mia madre, nonostante lei abbia due fratelli, ci sono due fratelli bianchi, però questa storia sembrava quasi più cucita addosso, sul corpo e sul cuore di mia madre.
Quando è tornata, quindi questa storia ha avuto questa prima fase dove ha vissuto in Somalia con mia madre e in quella zona lì, dove comunque la presenza italiana in Somalia era, diciamo, molto fascista, perché comunque è stata una colonia italiana e il fascismo successivamente ha preso le redini della colonia. Quindi la storia era molto privata in quel momento lì, perché era una storia di un fratello e di una sorella che stavano lì in Somalia, sotto il sole del tropico. Quando mia madre è dovuta rientrare in Italia, tornare qui, 91, ha cominciato a sentire sulla sua persona sguardi ostili. Signora, lei da dove viene? Lei signora che cosa vuole? Lei signora non è bianca? Lei signora se ne torni nel suo paese? Lei signora... Allora tutto questo signora torna da qualche altra parte, da qualche altra parte, ha tirato fuori questa storia privata. È una storia tra un fratello e una sorella, perché la domanda che si era posta a mia madre era: a questo punto, se io non sono considerata italiana perché non sono bianca, allora mio fratello Giorgio Marincola, che è morto per l'Italia per combattere i nazifascisti, chi è lui? Per quale paese è morto? Allora questa storia privata slitta gradualmente verso una storia di altra natura, diventa una storia che cerca, come dire, un aggancio pubblico, vuole diventare un'archeologia proprio, si va a scavare, si va a cercare le trame, le storie, però come fare? Molte delle persone che avevano combattuto con Giorgio erano molto anziane, alcuni erano morti. Andare alle istituzioni e varie istituzioni, sì, ma quando, dove? Era tutto molto, molto vago, molto difficile, molto incerto da ricostruire. Allora bisogna, quando le strade sono complesse, soprattutto quando le strade sono complesse attorno alle istituzioni, bisogna trovare delle strade diverse, creative, in altro modo. Allora, quello che abbiamo pensato, bisogna pensare a fare un lavoro culturale, cercare di tirare fuori in qualche modo la storia in modo obliquo. E allora cercare di lavorare attorno. Noi viviamo a Bologna, mia madre viveva qui, è morta qua, io vivo tuttora a Bologna. Allora cercare tutto quello che è underground, radio libere, giornali piccoli, soprattutto una grande mano ce la diede Giovanni Cattabriga, alias Woman2. Questo episodio ve lo racconto perché è abbastanza divertente. Io all'epoca lavoravo come educatore in un centro post-manicomiale, liberato al 180 di Basaglia, così va. Anni avevo un amico che abitava lì, che avevamo fatto gli scout assieme, e io volevo... Antar, scusa, ti posso chiedere di tenere il viso alto così si vede la tua bocca perché l'audio non è ottimo e quindi così ti vediamo Okay, e si capisce meglio, scusami. scusatemi voi. Allora io sapevo che lui era un amico di un ragazzo che abitava in questa casa, in questa struttura residenziale, e io ho cercato di incontrarlo per potergli parlare. Allora un giorno lo trovo, viene a trovare Adriano, questo ragazzo si chiama Adriano, lo fermo, gli dico: guarda, ho una storia da raccontarti, perché loro sono molto interessati alle storie, soprattutto alle storie poco ufficiali, alle storie subalterne, quelle storie periferiche che stanno ai fuori delle storie grandi, le storie più piccole, marginali. Allora gli racconto questa storia, però non dovete dimenticare che siamo in un manicomio, quindi in una struttura particolarmente dove ci sono i mattarelli. E quindi io gli racconto questa storia. Lui non ne sapeva assolutamente nulla. Io gli do un paio di carte, un po' di fogli, la motivazione della medaglia d'oro e qualche altra, la laurea d'onore in medicina e chirurgia di Giorgio, gli do queste cose. Lui va via un po' come di stranito, perché il contesto era abbastanza strano, va via. Però poi c'è la fortuna che lui, qualche giorno dopo, riceve una mail di Lorenzo Teodorio, che è uno degli autori di Razza Partigiana, che gli dice: guarda, ho parlato con Mario Fabiano, nella lotta in via Rasella, e dice: guarda, se tu devi scrivere una storia di un resistente italiano, ma di origine straniera, molto importante, racconta la storia di Giorgio Marincola, di questo partigiano italo-somalo. E allora Giovanni dice: sai che io ho incontrato uno che dice di essere suo nipote in un manicomio. Quindi è venuta fuori questa storia, capito? Paradossalmente questa combinazione tra la struttura e questa storia di Giorgio, come dire, uscita da una storia intima e familiare,
entra, diventa una storia che passa verso i manicomi per venirne fuori così, capito? Quindi è stato veramente un lavoro molto lungo, molto faticoso, dove la perseveranza e la tenacia, come dire, ha costituito il lavoro giornaliero di tutti i giorni. Quindi la storia di Giorgio è questa, e noi siamo, io sono molto felice che questo, il simbolo di Giorgio, sia presente nella manifestazione del 3 ottobre, perché come tu hai letto prima, non sento la patria come un colore qualsiasi sulla carta geografica, ma patria e libertà e giustizia per tutti i popoli del mondo. Credo che lui sarebbe felicissimo, felicissimo perché lui, come tante persone, perché dopo la storia di Giorgio sono venuti tanti altri partigiani che non erano bianchi, e lui quindi sarebbe, io sono felice perché so che lui sarebbe molto felice. In qualche modo l'Italia comincia a fare i conti con le sue plurali dimensioni di colore, perché questo è molto importante. In qualche modo credo che avere una legge che riconosca che l'Italia è multicolore vuol dire uscire da questa logica biancocentrica che purtroppo assilla molto il nostro paese. E chiudo dicendo questa cosa su Isabella, che, perché poi alla fine, quando venne fuori Razza Partigiana, mia madre era già contenta, perché l'intimo suo, il privato del fratello dimenticato, questo cadavere inspiegabile, l'intimo di questo fratello, aveva trovato un pubblico, soprattutto un pubblico giovane, molto interessato a questa storia di questo ragazzo, perché dentro la storia di questo ragazzo non c'è solo la resistenza, c'è il coloniale italiano, che è un discorso molto, molto, molto lontano. Tutta la retorica italiani brava gente. E viene molto prima, peraltro, delle leggi razziali del 38, perché la cultura dei giovani del Littorio era proprio marcata fortemente, no, dal razzismo. Certo. E poi la cosa interessante, al di là di tutto, che noi sempre, come dire, leghiamo il coloniale col fascismo, in realtà Giuseppe Marincola, il padre di Isabella e di Giorgio, andò in Somalia nel 1919 e non c'era ancora stata la marcia su Roma. Quindi noi spesso pensiamo che il colonialismo è da addebitare al fascismo, in realtà è precedente. No, certo. Somalia è una colonia dal 1908. Quindi nella storia di Giorgio c'è tantissima storia, pochissimo raccontata in questo paese, pochissimo raccontata nelle scuole, pochissimo raccontata alle università. E incredibilmente la storia di Giorgio e in Marincola è una storia del Novecento italiana che in qualche modo oggi sta trovando fuori un po' di luce. Dicendo, chiudo per Isabella, perché tu hai detto prima, non è tanto la pubblicità, perché tanto il libro è scaricabile, non è interesse quello. La differenza tra Giorgio e Isabella è che Isabella è morta a 4 anni. Romanzo meticcio, oggi parleremo di meticciato, quindi è un buon modo. E però questa cosa non era tanto, cioè Isabella in realtà, quando è venuto fuori Razza Partigiana, la storia di Giorgio Manicola, lei era molto soddisfatta, perché aveva trovato una dimora nella scrittura, in un libro, la storia di suo fratello, che è morto giovane, a 21 anni. Però, come dire, Giovanni colse che dietro la storia di Isabella c'era anche altro, perché è una donna, quindi una donna nera nell'Italia fascista, una donna nera nell'Italia della ricostruzione, una donna nera che è entrata a fare il cinema e a lavorare come modella per Renato Guttuso, e quindi fu come dire, colse che anche lei, soprattutto lei, avendo vissuto così lungo, poi vissuta, nata in Somalia, poi cresciuta in Italia, poi tornata negli anni 60 in Somalia, poi ritornata in Italia nel 91 e morta nel 2010 qua, diciamo che lei in qualche modo racchiudeva ancora di più rispetto a Giorgio. Sì. Antar, mi dispiace interromperti, ma c'è stata anche un momento in cui si è frizzata l'immagine, ma riparleremo di Donne Somale con Giovanna, che presento, Giovanna Graziano, che è del Comitato Italo Somalo, che è anche tra gli organizzatori della manifestazione del 3. A Giovanna chiedo di entrare un po' nel merito di quella che potrebbe essere una fase di passaggio legislativo rispetto alla cittadinanza.
si stanno creando forse le condizioni politiche per provare a sfondare questo immobilismo, no? Rispetto. Allora, parla del disegno che è attualmente in Parlamento, lo Ius Culturae, e poi concludi il tuo intervento parlandoci delle problematiche delle donne somale, di cui Antar ci ha dato solo un flash iniziale. Ti lascio la Certo, parola. grazie Antonella, buonasera Antonella Trocino, ti ringrazio per questo invito, buonasera a tutti quanti i partecipanti e anche al nostro regista Alberto che ci sta supportando su questo incontro di questa sera. Allora, io desidero collegarmi ad Antar dicendo che la signora Isabella Maricola era la mia professoressa al liceo scientifico di Mogadiscio. Quindi c'è anche un discorso di scolarizzazione, perché a volte noi veniamo visti, oltre che come fantasmi, ma anche come gente incolta che non ha studiato. Invece no, anche noi abbiamo le scuole, anche noi abbiamo studiato. E la professoressa Isabella, un ricordo bellissimo che ho di lei, molto severa, molto, ma molto materna. Dunque, per quanto riguarda il discorso della cittadinanza, sì, c'è una legge precedente a questa che risale al 92, la legge 91 del 92, che fu considerata obsoleta e oggi si sta parlando del cosiddetto ius cultura dopo che si è scavalcato lo ius soli e prima ancora si parlava dello ius sanguini. A questo punto faccio una riflessione mia personale. A che cosa serve la cittadinanza quando l'uomo è un animale sociale in continua perigrazione, in continua emigrazione? A cosa serve la cittadinanza? La cittadinanza di quale luogo? Del luogo dove si nasce o piuttosto del luogo dove si va a vivere? Allora, la cittadinanza serve intanto a legiferare, a mettere delle regole da rispettare e dare dei diritti a un cittadino, ma il cittadino deve osservare anche dei doveri. Si dà la possibilità al cittadino di poter frequentare le scuole, di poter aderire all'istruzione, alle votazioni, alle cure sanitarie del luogo dove ha deciso di scegliere. Per cui, che cos'è che oggi impedisce di al nostro Parlamento, al nostro governo, di approvare questa legge qua. Questi 800, al 2016, 800.000 bambini che rappresentano l'1% degli italiani originali. E qua vi domando, chi sono gli italiani originali? Io sono cittadina italiana, cosiddetta ius sanguini. Quindi noi, come meticci, Antar, questo dato lo conoscerà. Siamo cittadini italiani di origine diversa da oltre un secolo. Allora mi domando e domando ai nostri politici, qual è il timore? Qual è la paura? Noi conviviamo bene con le istituzioni, con i nostri fratelli italiani da oltre un secolo. Siamo cittadini, osserviamo, partecipiamo ai concorsi, alla vita sociale. Non abbiamo tolto nulla alla cultura italiana. E semmai il discorso che impedisce questa legge di andare avanti, un discorso di una atavica paura, di favole che oggigiorno molte associazioni, molte organizzazioni stanno cercando di demolire, che favole che non hanno più motivo di esistere nell'immaginario dei bambini, figuriamoci nell'immaginario degli adulti. Noi semmai possiamo apportare alla cultura italiana un'altra cultura e arricchire quella italiana. E il momento in cui i nostri figli decidono di spostarsi negli Stati Uniti e richiedere la cittadinanza in America, portare la cultura somala italiana in America. Quindi non vedo una dispersione, semmai un arricchimento.
Allora, di cosa vogliamo parlare? Lo ius soli temperato? Questi ragazzi che si discute devono rimanere qui, hanno diritto alla cittadinanza dalla nascita? No. Un ciclo di studi? No. 18 anni? No. Devono essere venuti qui a 6 anni? Tutte queste procedure rallentano che cosa? Rallentano il compimento, il rispetto della dignità dell'individuo. Che cosa prevede la Costituzione italiana, l'articolo 3? Me lo sono scritto oggi. Pari dignità sociale e sono tutti uguali gli individui davanti alla legge, senza distinzione di razza, lingua, sesso, religione, opinioni politiche e condizioni sociali. Dunque, ottenere la cittadinanza non deve essere un privilegio, deve essere un diritto, deve dare l'opportunità all'individuo che vive in Italia, anche oltre che interagire e integrarsi, che è una brutta parola integrarsi, perché l'essere umano sulla terra non ha bisogno di integrarsi, semmai di rispettare delle leggi e di poter utilizzare quelle leggi per essere tutelato. L'Italia, che è una delle più antiche democrazie del mondo, oggi non può ancora rimanere ferma a pensare cosa si toglie dando la cittadinanza agli stranieri. E cos'è il problema? È un problema etnico? Allora io invito gli italiani, semmai i politici e le istituzioni, di superare quelle paure, perché il popolo italiano le ha già superate. Poi vorrei porre alla vostra attenzione il tema della politia, che noi mitici italo-somali conosciamo molto bene. È previsto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite dei rifugiati l'abolizione della politia entro il 2024. Ciò significa che nel 2024 non dovranno più esistere apolidi sulla terra. La politia, noi ne siamo consapevoli, l'abbiamo vissuto. Sapete cosa vuol dire la politia? Vuol dire vivere in un territorio e non appartenere a quel territorio, non essere riconosciuti in quel territorio, non avere nessun diritto. E se l'uomo è un animale sociale, essere cacciati via da quel branco e non avere nemmeno la possibilità di identificarsi in nessun altro branco. Come si può negare a un ragazzo arrivato qua con i genitori, nato, cresciuto, che ha studiato, il diritto di acquisire la cittadinanza italiana, quando quel ragazzo non si vede, perché il problema sappiamo qual è il colore della pelle. Quel ragazzo non si vede diverso dal suo coetaneo compagno di banco italiano, o rumeno o russo che sia. Questi sono problemi che si pongono i politici per dare risposte a quel numero limitato di elettori legati ancora a delle condizioni politiche antiche. Stiamo andando incontro, ci stiamo evolvendo. E l'evoluzione che cosa prevede? Prevede delle civiltà sempre più ampie, multietniche. Allora l'Italia, che è un'antica civiltà e un'antica democrazia, deve magari pregiarsi dell'onore di essere un precursore di quello che è la convivenza tra popoli. Io non so se ho sforato il tempo dedicato no, a me. Sei stata perfetta. Nel grazie. Senso che, grazie. L'unica cosa... non avere il tempo di affrontare il discorso delle donne somale, ma magari dedicheremo una puntata ad hoc su ma questa questione. Certo, ti voglio ringraziare per esserti ricordata di me. E so che questo tema ti ha colpito perché te lo sei ricordato e mi hai chiesto di parlarne, e dunque so che lo terrai nel tuo cuore e non mancheranno occasioni di parlare delle nostre mamme. Sicuramente. Grazie. Sicuramente. Grazie. Magari per l'8 marzo. Ma certo, cara, grazie. Lascio la parola alla prossima. Giuseppe, che fa parte di Black Lives Matter, che è stata una delle organizzazioni che
più fortemente ha voluto questa manifestazione del 3 ottobre. Mi prendo solo una chiosa. Sono d'accordo con Giovanna sul fatto che l'Italia dovrebbe dimostrare di essere il precursore. Io continuo a pensare, facendo anche parte di una organizzazione che è transnazionale europea, che questa cittadinanza dovrebbe essere una cittadinanza europea, perché come sappiamo il fenomeno delle migrazioni è un fenomeno che non si può bloccare con muri o blocchi navali, come dice qualcuno, e la crisi economica che seguirà la pandemia renderà ancora più critica questo problema, e l'Europa dovrebbe affrontarlo finalmente, superando l'accordo di Dublino, che è assolutamente inadeguato. Dovrebbe affrontarlo con dei corridoi umanitari che tengano conto di redistribuzioni, che facciano arrivare le persone laddove possono trovare legami di sangue e parentele. Quindi io spero che l'Italia faccia da apripista e spero che l'Europa sia più coraggiosa di quello che ci ha fatto intravedere in questo nuovo patto per le migrazioni e l'asilo, che è stato presentato giusto il 29, il 23 settembre, il giorno del compleanno di Giorgio Marincola, ma che è assolutamente inadeguato. Allora passo la parola a Joseph. Per parlarci di un altro scandalo, perché l'Europa nel tentativo di non affrontare fino in fondo i problemi, ha trovato questo modo di esternalizzare il problema dei confini, prima con l'accordo Europa-Turchia. E poi l'Italia con l'accordo Italia-Libia, che è stato purtroppo rinnovato a febbraio di quest'anno. Allora, ci parli di cosa significa fare un accordo per esternalizzare lasciando in mani di guardie costiere sicuramente non democratiche il problema della tratta del Mediterraneo. Guardate, innanzitutto grazie per avermi invitato. Tra l'altro è una discussione, se posso dire, super interessante, perché a me è capitato di leggere il libro su Giorgio Marincola, perché lo presentammo in un centro sociale qualche anno fa, e è una storia incredibile. È incredibile che sia successo e non se ne parli, perché è alla stregua di un romanzo fantasy, se mi permettete. Almeno a me mi ha dato delle emozioni molto forti e molto positive. Tra l'altro, fino alla fine lui è rimasto un combattente, ha scelto di rimanere e combattere. È fenomenale. E io ho cercato un po' di, non dico paragonare, per carità, però di riflettere sulla mia differenza, no? Cioè, perché io sono uno che è nato negli anni Ottanta. Quindi, se mi permettete questa piccola digressione, vorrei dirvi che comunque ha avuto una forza non da poco, perché per esempio io, figlio degli anni Ottanta, sono stato in istituti, collegi, con suore, preti nei vari anni, eccetera. C'era comunque una comunità di 60-80 ragazzini di tutte le etnie, con cui ci sentivamo banalmente cittadini, abitanti, tranquilli proprio e sereni. Invece in quell'epoca, quando c'era Giorgio, comunque proprio formarsi con quella criticità non è scontato. Io non so se è facile essere capaci di fare tanto, e Giorgio secondo me lo dimostra, l'ha dimostrato. Ecco, permettetemi questa cosa perché
mi ha sempre affascinato questa storia e andrebbe raccontata in ogni dove. Dopodiché, è chiaro, io non sono un tecnico, quindi non do risposte da tecnico. Quello che posso dire è che questi accordi rappresentano veramente la mancanza di una responsabilità che le istituzioni, in particolare in Europa, hanno in Italia, hanno nel trattare questo tema. Fateci caso, è sempre un problema, il problema dell'immigrazione. La verità è che il problema è che c'è una politica che non si prende una responsabilità di gestire questo pezzo di umanità e lo lascia sempre, come dire, all'interno delle dinamiche del Ministero dell'Interno, se mi posso permettere, cioè dell'ordine pubblico. Non c'è mai un'amministrazione reale, politica, ecco, di questo soggetto, e quindi una progettualità per fare diventare cittadini le persone appunto che fanno parte di questo pezzo sociale che è anche fondamentale per un paese come l'Italia e per un continente come l'Europa. Quindi permettetemi di dire che gli accordi libici sono purtroppo una costante. Noi banalmente notiamo che sia il centrodestra che il centrosinistra, con una certa continuità, cercano di accordarsi con queste realtà, tra l'altro criminalizzando il soggetto migrante, ma come dire, legalizzando il soggetto che invece gestisce poi, si chiamano lager queste cose, che gestisce quei lager e fa in modo che ci sia questo processo di criminalizzazione, che poi arrivati qui 1.000 persone riempiono un posto in una piccola isola chiamata Lampedusa e si forma un'emergenza che, come dire, sembra che dà sempre forza, no? A questo tipo di trattative. E poi, se mi permettete, anche il lavoro che con continuità fanno le ONG, in realtà anche quello è un processo di deresponsabilizzazione della politica. La verità è che manca proprio la volontà di considerare appunto le persone come un progetto su cui fare il paese del domani. E credo che Giovanna sia un'insegnante, perché quando parlava mi dava proprio quel tipo di idea e quel tipo di prospettiva, no? Appunto da giovane a crescere con una certa criticità. Ecco, io devo dire che le persone di seconda generazione, i migranti che hanno questo tipo di criticità, di occhio critico, spesso e volentieri se lo formano da sole o in piccole comunità che cercano di collaborare per costruirla questo ragionamento, no? Questa eterna, come dire, ricerca di questa soluzione, capito? Cioè, ma siamo italiani o no? Per diventare italiani, come devo fare? Purtroppo noi, lo voglio dire, oltre a queste dinamiche che sono bestiali che rendono il Mediterraneo un cimitero che è, come dire, sempre all'opera, perché è recente anche, insomma, le morti nel Mediterraneo non, purtroppo, cioè, accompagnano la quotidianità di questo mare, perché è l'unica via poi per potersi ritrovare in Europa e per poter credere, insomma, in un futuro. L'unica via spesso è il Mediterraneo. Io ho quasi 40 anni e mia madre viene dagli anni 70. Bene, negli anni 70 c'era la possibilità anche di fare un visto. Banalmente un viaggio in aereo dall'Eritrea a Roma poteva durare qualche ora. Ecco, qui invece oggi parliamo di viaggi che durano dai mesi agli anni e che ti portano in situazioni che sono estreme e dove c'è una forte responsabilità dell'Europa e dell'Italia. C'è una forte responsabilità. C'è stato un incendio a Lesbo qualche giorno fa, agli inizi di settembre. E onestamente questa è una notizia che, come dire, accompagna i drammi che avvengono anche in Libia, ma che, come dire, non danno nelle istituzioni neanche una spinta per cercare di trovare una soluzione per un problema specifico come quello dell'incendio di Lesbo. Stiamo aspettando tutti di capire come si potrebbe soluzionare quella roba, e probabilmente faranno un modello uguale in un altro posto, se ho capito bene, è un ex caserma, e con gli stessi problemi, e non c'è nessuna possibilità di trovare una partnership, questa famosa solidarietà che l'Europa, no, in questi giorni vuole rivendicare per costruire il domani, ma che a me pare una solidarietà nel costruire un processo di espulsione più efficiente. I nuovi lager sono con la solidarietà europea, noi ci dobbiamo dire, secondo me, questo concetto.
La manifestazione del 3 ottobre, da questo punto di vista, rivendica il minimo indispensabile per essere dei cittadini che hanno a cuore un po' di umanità, perché in fondo quando si parla di abolire gli accordi con la Libia, non credo che si stia parlando di chissà quale obiettivo alto, si sta parlando veramente di essere umani, di essere dei cittadini che si possano definire tale, guardarsi negli occhi e dirsi sono una brava persona eppure te lo sei. Perché comunque hai a cuore delle persone, giovani, spesso bambini, negati dalla scuola, negati alla salute, vincolati alle repicche, alle vendette di piccoli gruppi, come dire, che poi diventano la marina della Libia, diventano l'istituzione militare della Libia nel controllo del Mediterraneo, e c'hanno anche una grande fetta. E a volte arrestano anche pescherecci nostrani, di nostrani che poi io non sono purtroppo cittadino, ma sono, come dire, pescherecci che vanno a lavorare nel mare e se li trovano arrestati dalla Guardia Costiera Libica. Cioè, come dire, viviamo una situazione nel Mediterraneo che non vogliamo vedere e invece dovremmo agire meglio. In realtà noi dovremmo pretendere che l'Italia con la sua marina stia lì nel Mediterraneo a salvare le persone. Non lasci da sole l'ONG. L'Europa, se ha il coraggio, finanziasse questo, solidarizzasse con questo. E io credo che questo è il primo passo per poter sgretolare tutto ciò che riguarda accordi con situazioni al limite veramente dell'incredibile, perché non si sa neanche con quale governo si alleano. Ti ringrazio Joseph, anche per aver ricordato Lesbo, e ne approfitto per dire che sul sito di Diem c'è una petizione aperta a favore di un migrante che è chiaramente un rifugiato politico e religioso, che è a Lesbo e che rischia di essere ricacciato in Turchia, per cui c'è questa petizione aperta, chi fosse interessato la si può leggere e firmare. Passo la parola ad Antonella Bundu, consigliera per la sinistra al Comune di Torino, e a lei chiedo di dirci quali sono i punti irrinunciabili del superamento dei decreti Salvini, per spiegarci come questi decreti non ci abbiano affatto portato sicurezza, ma ci abbiano portato ancora precarietà, disumanità, che rischia, come dicevo prima, in un momento in cui l'economia sommersa, il nero crescerà, di avere nuovi uomini da sfruttare in una situazione veramente distopica. Ti passo la parola, Antonella, grazie. Grazie a te, Antonella. Volevo dire, per ora sono consigliera comunale a Firenze, presto arriveremo anche a Torino, ma non ancora. Oh, scusa! Arriveremo anche lì. Allora, niente, la prendo un po' larga, metto un po' parto da Antar, che ha iniziato parlando di Giorgio Marincola. Volevo dire che anche lui abbiamo portato avanti comunque questo progetto anche qui all'interno della città di Firenze, per un altro partigiano nero, perché pensiamo che sia veramente importante questo di come vengono raccontate le persone afrodiscendenti, no? E da qui si parte tutto sulla scelta delle parole, sulle leggi, su cittadini di serie A, di serie B. Qui a Firenze stiamo, è già passato ora in consiglio comunale, per intitolare una strada a Alessandro Sinigaglia, che forse molti conoscono, la prima brigata che è entrata durante la liberazione a Firenze. Sinigaglia è stato ucciso a febbraio del 1944 in un'imboscata, e però era il fondatore, lui è afrodiscendente, ebreo, nero, partigiano, comunista, e è il fondatore anche dei GAP fiorentini, dunque un grandissimo personaggio che ha ricevuto solo la medaglia d'argento per adesso,
per adesso, insomma, ha avuto una medaglia d'argento, non una medaglia d'oro. Comunque alla sua morte la Firenze si è mobilitata, è scesa in città con scritte, canzoni a lui inneggianti, e anche questa brigata Sinigaglia che tuttora viene celebrata dall'ANPI qui a Firenze. Detto questo, volevo ritornare a quello che è, sono stata chiamata, innanzitutto ringrazio per poter portare questa che è la mia percezione, non solo del nostro gruppo, sui danni che hanno fatto questi cosiddetti decreti di sicurezza, perché altro non sono, come sappiamo tutti, che creare ulteriore insicurezza, ma per diversi motivi. Se vogliamo parlare anche di quella che è la manifestazione che ci sarà il 3 ottobre, che per prima cosa, il primo grande tema, però non l'unico, che sarà quello della cittadinanza. Anche i decreti di sicurezza hanno allungato in più i termini di attesa, che vanno fino a 4 anni per chi, anche per chi è sul territorio, per chi è italiano a tutti gli effetti, eccetto per quel documento, deve aspettare ulteriormente, sono stati aumentati i contributi che deve pagare. Sono tutti ostacoli che sono stati messi, sono per quel che riguarda invece anche una volta ottenuta questa cittadinanza, diventi in qualche modo anche un cittadino di serie B, perché ricordiamoci che c'è la possibilità di revocare quella cittadinanza una volta ottenuta. Se una persona dovesse commettere dei reati di un'entità talmente grave che se è nato italiano sono gravi, ma c'è le leggi penali. Invece se uno ha ottenuto dopo la cittadinanza, allora non puoi più essere giudicato con le stesse regole di chi è nato italiano, però anzi ti viene tolta quella che è la cittadinanza, che penso che sia particolarmente grave. Essendoci delle leggi, vanno applicate, e una volta che uno ha ottenuto la cittadinanza non può assolutamente pensare che questa cittadinanza possa essere revocata. Parliamo dei decreti di sicurezza, che molte persone pensano che abbiano a che fare esclusivamente con chi arriva, con chi è lo straniero, fra virgolette. I decreti di sicurezza, signori e signore, colpiscono esclusivamente tutte le persone, diciamo, penso, spesso si chiamano gli ultimi, diciamo le persone più deboli. È stato messo quello che è una stretta sulle residenze, e indipendentemente dal fatto che uno sia nato a Como o sia nato a Freetown in Sierra Leone, una volta se tu sei senza residenza devi sottostare a quelle che sono delle ingiustizie che non ti aiutano a superare quegli ostacoli dell'articolo 3 che stava dicendo anche Giovanna, che è anche per me uno degli articoli più belli in assoluto della Costituzione italiana, perché invece di far partire tutti quanti dallo stesso punto, mette degli ostacoli e impedisce a delle persone di riuscire a contribuire a quella che è la società, no? Perché come ci diceva anche ora Antonella, togliendo i decreti di sicurezza, dando la possibilità delle persone in questo modo a dei cittadini o comunque a delle persone che sono sul territorio di entrare nella legalità, significa contribuire a quella che è la comunità. Perché se uno è al di fuori della legalità, sono stati tolti quelli che sono anche la protezione umanitaria, che speriamo venga assolutamente rimessa, e una volta che una persona esce da questo sistema di protezione, che non può cercare lavoro, nemmeno se gli viene dato il lavoro, esclusivamente ora abbiamo visto questa specie di regolarizzazione che assolutamente nessuno ha aderito, perché solo agricoltori, golf, badanti. E comunque anche lì chi già lavorava nel nero è difficile riuscire a uscire fuori per chi era il datore di lavoro, chi è il datore di lavoro. Abbiamo visto che non ha aderito quasi nessuno. E anche quello, ritorniamo sempre all'articolo 3, per quale motivo deve essere data solo questa possibilità a delle persone che sono sul territorio irregolari e ti dicono tu puoi sì, ma devi solo fare questo tipo di lavoro? Anche perché, diciamo, dappertutto ci sono, a livello di lavoratori in nero, anche per quel che riguarda il turismo, ora parlo anche in Toscana, anche per quel che riguarda l'edilizia, ce ne sono tantissimi di lavoratori che non contribuiscono a distribuire equamente quella che è la ricchezza. Parliamo anche per i decreti di sicurezza, per quel che riguarda la possibilità di non riuscire a manifestare il proprio dissenso. Le prime persone che sono state multate con i decreti di sicurezza a Salvini erano degli operai a Prato, dei lavoratori, 19 operai che manifestavano davanti al loro luogo di lavoro perché da 7 mesi non ricevevano lo stipendio.
lavoravano, fra l'altro lavoravano anche oltre a quello che era il contratto, dunque arrivavano a lavorare anche 12 ore al giorno, non erano pagati da 7 mesi, si sono messi a manifestare 19 operai con 2 studentesse che erano lì con loro, sono stati multati tutti quanti con 4.000 euro a testa. Le studentesse e 19 operai hanno applicato, il prefetto in questo caso ha applicato quello che era l'inasprimento delle sanzioni che sono avvenute con questo decreto sicurezza. Poi ritornando a quello che è l'inasprimento anche per quel che riguarda il diritto ad avere una residenza anche fittizia, che in teoria dovrebbe essere garantito, anche se una persona dorme su una panchina qui a Firenze deve avere una residenza fittizia perché si trova sul territorio e deve essere certificato che si trova su quel territorio. Non dando la possibilità di avere questa residenza, che cosa significa? Significa che, in particolare in questo momento che siamo tutti, che dobbiamo essere tracciati anche per a livello sanitario, diciamo, che è una sicurezza per tutta la comunità, chi non ha la residenza non può accedere a quello che è un medico di base. Dunque può andare esclusivamente al pronto soccorso per un'emergenza, non ha un medico di base, indipendentemente dall'età di questa persona, dunque anche i minori. Per quel che riguarda i minori abbiamo anche il problema che è successo in alcune parti d'Italia, dove se una persona è un minore e frequenta la scuola figlio di una persona, di un'altra persona, cioè di un genitore che o non ha i documenti o altro, non può fare l'ISEE, deve, per quello che riguarda la mensa, deve pagare il massimo della retta, non può avere accesso, per quel che riguarda anche qui in Toscana, i libri che sono gratuiti fino alle elementari, però sono legati alla residenza. Se tu non hai la residenza non puoi avere accesso anche ai libri. Dunque è tutto un fatto di... E questo non solo, dicevo, per gli stranieri, perché a volte qualcuno diceva che mi interessa, tanto sono gli altri. Dunque c'è tutto una... C'è tutto quanto che, ritornando anche a quello che diceva, se non sbaglio, Joseph, che diceva, lui è molto più giovane di me, che ha quasi 40 anni, io invece sono io ne ho 50, quasi 51, io sono figlia di mio padre, di mia madre chiaramente, mio padre della Sierra Leone, che è arrivato, come diceva lui, in sicurezza, con una borsa di studio a studiare architettura a Firenze. Mia madre studiava qui all'università e si sono conosciuti sotto il sindaco Santo Giorgio Lapira, che non era nemmeno un pericoloso comunista, però era uno assolutamente che apriva, no? Con i dialoghi del Mediterraneo si sono conosciuti. Dunque noi, loro all'epoca pensavano che l'Europa, che l'Italia si aprisse verso gli altri continenti, verso gli altri paesi, non solo sul Mediterraneo, perché ci sono stati anche degli incontri, si parlava anche, diciamo, del Vietnam, di altro, no? Sto parlando di un'epoca quasi giurassica, sto guardando Joseph, comunque ci siamo capiti. E tutto questo invece di andare avanti con questo che è questi che sono i cosiddetti decreti sicurezza, siamo andati indietro creando un loop che non serve a nessuno, perché come diceva anche Giovanna, contribuire, e non sto parlando solo, non solo economicamente, ma anche a livello culturale, dunque accettare, ma non perché dobbiamo accettare perché c'è qualcuno che è meglio di altri, ma cercare di convivere insieme, contribuisce solo ad arricchire, a distribuire quella ricchezza che, diciamo, non è solo economica, a tutte e tutti. Dunque, quando all'inizio Antonella ha detto che cosa vogliamo cambiare dei decreti sicurezza, io penso che vadano abrogati in assoluto. Dunque, non tenere, è un po' come la barzelletta che diceva, se non sbaglio, Benigni, arriva uno, dice buongiorno, entra in casa, squarta il nonno, ammazza questo, quest'altro, e però ha detto buongiorno. No, se c'è anche una piccola cosa buona, i decreti di sicurezza in assoluto vanno assolutamente abrogati, e poi dopo anche superare quello che si stava parlando anche del Trattato di Dublino, che io ho dato una prima lettura e sto aspettando a vedere quali sono i passi, ma sono d'accordo con quello che ha detto Joseph, sembra soprattutto un modo di riuscire a ridistribuire e rimandare indietro quelle che sono le persone che, a mio parere, hanno il diritto di spostarsi, di muoversi liberamente, indipendentemente dal fatto che stiano scappando da guerre, da fame o altro. Io penso che l'essere umano debba assolutamente avere il diritto di emigrare
però deve essere governato questo fenomeno. Dunque, corridoi umanitari e altro, dare la possibilità anche di spostarsi per studio. Mio padre, dopo che si è laureato, è tornato in Sierra Leone e noi siamo andati con lui. Ha aperto il suo studio di architettura lì e noi siamo andati lì. Poi dopo sono tornata in Italia, ho vissuto in Inghilterra o altro. Dunque io penso che anche quando si parte dal presupposto dove si dice non si possono ora mi taccio, un minuto e finisco. Quando si dice non si possono accogliere tutte le persone, è un po' come se uno dicesse in ospedale non si possono accogliere tutte le persone malate, perché no, te ti attrezzi e cerchi di governare il fenomeno e tutte le persone devono avere assistenza, devono avere diritti sociali e civili, e non esistono queste barriere dove io dico sì, mi curo. Anche per esempio il leader della Lega, se dovesse succedergli qualche cosa, non è che io posso dire no perché contribuisco, lui non deve. Anche lui deve essere curato. Nello stesso modo non possiamo scegliere chi accogliere o chi non accogliere. Questo deve essere un discorso a livello europeo, deve essere aperto e cercare di accogliere nel modo migliore. Perché diciamo, non è che tutta l'Africa vuole entrare in Italia. E nemmeno chiudendo con quella che è la manifestazione, quel 1,5 milioni di persone, fra cui 900,000 ragazzi e ragazze, e per il resto sono adulti che stanno aspettando la cittadinanza, sono degli italiani che magari hanno vissuto su questo territorio più di altri, perché non sono, se uno è a scuola non può nemmeno andare via per fare vacanze studio, non può andare all'estero. Dunque magari sono delle persone che in qualche modo conoscono l'Italia tale quale, se non ancora meglio di altre persone, e gli manca solo questa certificazione. Dunque scendiamo tutti in piazza il 3 ottobre assolutamente per dire no ai decreti sicurezza, no agli accordi con la Libia, e per rivedere quello che è il diritto alla cittadinanza. Grazie. Ti ringrazio Antonella e vi ringrazio tutti, perché penso che oggi abbiamo dato una narrazione diversa normalmente della questione del meticciato, di origini diverse, se ne parla solo appunto come numeri di sbarchi, e abbiamo cominciato invece a raccontare delle storie, ed è questa la direzione. Purtroppo le istituzioni, le leggi sono assolutamente arretrate rispetto alla società, basta pensare che si continua a parlare di emergenza per un fenomeno che le cui criticità sono chiare da almeno un quarto di secolo, basta pensare al film L'Odio, quel meraviglioso film francese che descrive le banlieue parigine. Io vi saluto, invito tutti alla manifestazione del 3, e se qualcuno vuole ancora aspettare, forse riusciamo a chiudere questo incontro con delle immagini che io credo raccontino molto di una situazione di disumanità con cui si stanno gestendo le migrazioni e quel diritto umano alla libera circolazione a cui tutti dovremmo poter tendere. Se Alberto mi dà un cenno rispetto... Dentro gli occhi c'è la verità, si arrossiscono di sera se qualcosa non va. Sono in cerca di risposte tra gli angoli del soffitto, vedono sogni da inseguire quando dormono sul letto. Dentro gli occhi c'è fragilità, se li chiudi la paura forse passerà. Hanno debiti di lacrime per le storie che sono finite, sono chiusi nelle foto uscite male, in quelle mai stampate.
gli occhi sono solamente due, e ne vorrei milioni per essere migliore, guardare il mondo da ogni prospettiva, senza bisogno di vedere un'opinione. Dentro gli occhi c'è il mio papà, qualche abbaglio e riflessi d'altra età, hanno pianto in faccia al vento, prima amato e dopo odiato, hanno visto lentamente quanto tutto sia cambiato. Gli occhi sono solamente due, e ne vorrei milioni per essere prospettiva, senza bisogno di vedere un'opinione. Sconsolato in un vagone, vedo luci un po' bagnate, fugaci cose, e dondolato in un barcone. E c'è qualcosa di profondo che rimane e non si vede. Gli occhi sono solamente due, e ne vorrei milioni per essere migliore. Scusate, volevo salutarvi, dire che questo filmato, questo videoclip era del collettivo Primo Contatto di Latina. Il protagonista bianco è Roberto Pergameno, che è un attivista di Diem che sarà sul palco il 3 ottobre alla manifestazione per portare anche la voce di Diem. Vi ringrazio tutti e invito tutti il 3 ottobre ad esserci. Grazie. Grazie a te Antonella, buonasera. Ciao, buona serata a tutti. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Salute. Ciao.